arrampicata mi ha proprio sfinita. Mi piacerebbe poter volare a questo punto. Ma siamo in una riserva naturale. È meglio documentare tutto. Ma cosa fa? Ragazzi, quanto ci mette? Ho già letto tutte le riviste 5 volte. Spero che Tony non abbia bisogno dell'apparecchio. Rischierebbe di essere preso in giro da tutti i suoi compagni. Allora qual è il responso? Ti devi mettere l'apparecchio, altrimenti potrebbe passare un treno tra un dente e l'altro. Per quanto lo porterai? Per il momento Tony non ha bisogno di mettere alcun apparecchio. Già, la dottoressa ha detto che i miei denti sono sani e sono dritti. E soprattutto che non ho nemmeno una carie. Un momento, che sta facendo? Voglio controllare un po' come stanno i tuoi denti. Piano, mi fa male. Molto bene, sembra che sia necessario fare proprio un bel lavoretto. Sai, spero di avere tutto il metallo che mi occorre per l'apparecchio che dovrò metterti. Che cosa? No, aspetti, giuro che mi lavo i denti tutte le sere, anche dopo pranzo. No, 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 aspetti, devo andare a casa, devo mettere a posto tutti i miei cassetti. No, la prego. Wow! Molto bene, abbiamo finito. Da un'occhiata al tuo nuovo sorriso. Oh no, sembra di avere in bocca le luci dell'albero di Natale. Non preoccuparti, dopo qualche tempo ci farai l'abitudine. Lì? Sembra che ci siano degli scarafaggi in questo ufficio. Allora, lì, ci fai vedere il tuo nuovo sorriso? Beh, ecco, no, preferirei di no. Sai che potresti fare molti soldi come luce stroboscopica umana? Adesso basta scherzare, spie, mettiamoci al lavoro. Mi raccomando, siate sorridenti verso questa nuova missione. Molto bene, dovete sapere che un noto produttore di materiale tecnologico ha subito diversi furti di nuovi dispositivi come videogames e computers che avrebbe dovuto lanciare sul mercato. Noi che c'entriamo? Non sarà mica un lavoro per noi, ci penserà la polizia. Il problema è che si tratta di brevetti che il produttore ha tentato di proteggere in tutti i modi, anche costruendo una sorta di moderna fortezza. Però, se una persona è stata in grado di entrare lì dentro, penso che sarebbe in grado di entrare ovunque. Esattamente, siamo di fronte a un serio pericolo per la sicurezza mondiale. Questi sono per voi una microspia altamente tecnologica, una muta da immersione a forma di sirena e un arpione retrattile con cavo d'acciaio congelato. Se vuoi dividerci per questa missione, per favore non mettermi con quello con i denti che luccicano. Belli, che cosa sono? Ho pensato che vi piacessero moto tandem da spia. Sono equipaggiate con tutte le migliori tecnologie. La squadra che tornerà per ultima laverà i piatti per una settimana. Forza, battiamo queste schiappe, Mark. Ehi! Questa me la pagherai, ragazzino! Oh, scarafaggi! Abbiamo individuato le coordinate del laboratorio segreto. Scusami, Lee, ma potresti tenere la bocca chiusa? Il tuo apparecchio interferisce con il GPS. Denti di ferro, che fine hai fatto? Non puoi abbandonare me e la missione in questo modo. Megan, sono qui! Fammi scendere! Chi siete voi due? Che cosa siete venuti a fare in questo posto? Avanti, adesso smettila! Mi sa che questi due hanno addosso più metallo di un carro armato.
Noi due siamo della WHOOP, combattiamo il crimine. E adesso, se non ti dispiace, vorremmo farti qualche domanda. Sono Mia Tchammer, la proprietaria dell'azienda. Ho speso molti soldi per la sicurezza, ma non sono riuscita ad impedire che qualcuno rubasse le mie tecnologie. Ma questa volta ho un sistema infallibile. Nessuno mi ruberà più niente. Ho costruito il laboratorio sott'acqua. Come esperto in sistemi di sicurezza, posso dire che hai avuto un'idea geniale. Sei gentile, grazie. Allora, hai in mente qualcuno che possa voler sabotare il tuo lavoro, Mia? Beh, a parte tutte le altre aziende super tecnologiche, no. Ragazzi, sarebbe meglio chiamare il proprietario. Questo palazzo sta per crollare. Ehi, dai un'occhiata. Questo tizio ne ha fatta un'altra delle sue. Adesso si fa chiamare il proiettile umano. Molto bravo. Ma adesso dobbiamo pensare a finire la missione prima degli altri due. Non voglio lavare i piatti. Inviamo tutto a Jerry. Pazzesco. La base dell'edificio è fatta da 4 reattori di razzi. Forse potrebbe galleggiare a mezz'aria. Pensavano di spedirlo sulla Luna. Certo che un edificio a mezz'aria non teme le intrusioni. Guarda, sembra proprio stoffa strappata a un pigiama. Ora che abbiamo trovato un indizio, possiamo tornare alla base per fare le nostre deduzioni. Dunque, niente tracce, niente indizi, nulla di nulla. Peccato, ricominceremo da capo. Siamo! Arriva qualcuno! Stavolta non ce la faranno ad entrare nella mia fortezza! Ma come ha fatto a superare le mie barriere laser? L'ho pagata in un occhio della testa! Ora avviciniamoci al missile e scopriamo chi c'è dentro. Nuota troppo veloce. Forse è un uomo pesce. Si starà dirigendo verso il mare. Smettila di fare supposizioni. Dobbiamo cercare di fotografarlo. Io non sono il pesce che cerchi! Sta scappando! Agganciamolo con l'arpione! Dobbiamo toglierci queste mute e cercare di atterrare prima che sia troppo tardi! Cos'è successo? Qualcuno ha rubato i prototipi, forse? Sì, siamo vivi, grazie per il tuo interessamento. Mi dispiace, Mia, ma è scappato. Ha anche lasciato qui il suo missile inquinante. Non gli interessano gli effetti che le sue azioni hanno sull'ambiente. Ciao, fratellone, non affrettarti a finire la missione, fai con calma. Sono sicuro che anche Jerry ha un bel po' di piatti da lavare. Va bene, spiritosone, tra poco... Anch'io odio queste scariche. Sono le interferenze dell'apparecchio. Avanti, innamorato. Dobbiamo andare. Questa volta guido io, però. Eccoci tutti qui, la squadra che ha vinto e la squadra che ha perso. Smettila di vantarti. A voi due è toccata la missione più semplice. Ho controllato le aziende concorrenti, non sono coinvolte nei furti. Allora, avete trovato qualche indizio? La nostra missione è tutta un indizio. Siamo stati faccia a faccia, se ha una faccia, con il ladro. Ma quello che abbiamo è una foto subacquea sfocata. Noi abbiamo alcune tracce, però avremo bisogno delle analisi del laboratorio. Perfetto. Vediamo gli indizi della squadra migliore. Abbiamo trovato un brandello di stoffa, forse è seta. A prima vista mi sembra che sia di ottima qualità. Farei di tutto per avere un vestito di quella stoffa. Lì, Megan, che mezzo di trasporto usava quando l'avete visto? Un missile! Agli stessi
stessi movimenti del malvivente che abbiamo inseguito. La foto di Megan coincide con quel video. L'abbiamo trovato. E non solo, le sue acrobazie sono compatibili con le tecniche usate per commettere i furti. Le acrobazie sono il suo allenamento per i furti. Ottimo lavoro, spie. Potete andare, ma tenetevi pronti. Sarete richiamati in missione molto presto. Mi piacerebbe catturare questo tizio e chiudere la missione. La faccenda sta diventando troppo lunga per i miei gusti. Non dirlo a me. Ecco, pensa a pulire il tuo apparecchio con un po' d'acqua e io verifico se ci sono novità. Come va, Megan? Io e Mark stiamo facendo una ricerca. A me sembra che stiate solo giocando con i videogames. Certo, i videogames della Tech Hammer. Questa missione è bellissima. Eccomi un'anticipazione. Il videogioco più spericolato e scavezzacollo che abbiate mai visto. Il proiettile umano. Presto nei migliori negozi. Wow, ragazzi, quelli sono gli stessi movimenti che abbiamo visto fare dal vivo. L'hai visto anche tu, Megan? Sì, ho visto tutto. Questa missione sta diventando davvero strana. Agenti, so che la Tech Hammer costruisce il proprio laboratorio nello stesso posto del precedente, ma con un progetto nuovo di Zig. Beh, la cosa non mi sorprende. Andate a vedere e occhi aperti sul nostro sabotatore. Ragazzi, lasciate i joystick e venite qui. Ci avviciniamo. Voi due siete già in postazione. Siamo pronti. Possiamo intercettare il proiettile umano in qualunque momento. Guarda, questo effetto è davvero bello. Volevo dire, non è bello. Non è affatto bello. Senti, Mia, era proprio necessario usare la lava rovente come materiale da costruzione. Certamente, questo è l'edificio più protetto del mondo. Chiunque tenterà di entrare senza autorizzazione sarà immediatamente vaporizzato. Ho capito, quindi tu hai risolto il problema. Non c'è nessuna traccia del proiettile umano. Ha un sorriso che mi fa davvero impazzire. Voglio dire, no, non si vede nessuno nemmeno dalla mia parte. A questo punto attiviamo la nostra attrezzatura. Colpa dell'apparecchio che interferisce. Eccolo, inizio a sentire qualche cosa adesso. Potrebbe essere... va bene, ci hai rapiti, ma che bisogno c'era di farci rischiare la vita? Mi hai fatto venire la nausea. È il mio pubblico che richiede quei numeri. Ho capito, ti piace rischiare la tua vita e quella degli altri, ma posso sapere almeno perché lo fai? Perché faccio le acrobazie da quando ero piccolo. Io sono nato per essere uno scavezzacollo. Ma sei proprio sicuro di non stare esagerando con tutte queste acrobazie pericolosissime? Io lo faccio per la gloria! Ma ora la Tech Hammer sta per fare uscire il videogame non autorizzato dell'uomo proiettile senza citare il sottoscritto! Ecco perché hai tentato di sabotare i loro progetti segreti. Volevi impedirgli di pubblicare il videogame. Ma non potevi solo denunciarli. Il proiettile umano usa soltanto le proprie armi! Ora me lo dimostrerà! Il tuo modo di agire ti fa solamente distruggere qualunque cosa intorno a te. Adesso vuoi dirci perché ci hai rapiti? Voi siete un diversivo per permettermi di entrare nel nuovo laboratorio e avere tutti gli occhi del mondo puntati su di me. È forte, eh? No, noi non te lo consentiremo. Tu non sai ancora di che cosa siamo capaci. Presto anche voi mi adorerete, così come mi adora il mio pubblico. Yahoo! Mark, lì, dove siete? Non riesco a trovarli. Tu puoi vederli da qualche parte? No, sembra che siano svaniti nel nulla. Prova a chiamare Jerry. Aspetta un momento. Il prossimo numero sarà dedicato a tutti i fan che mi adorano. Vediamo che ci fanno Mark lì sulla sua motocicletta e perché sono vestiti come lui. Diamoci da fare. Dobbiamo prenderli prima che tocchino la lava o saranno finiti. Aggrappatevi al cavo d'acciaio congelato.
forte, il cavo sta per cedere! Non c'è niente che possa battere una ragazza esperta in tecnologia! Molto bene! Adesso cominciamo a fare sul serio! Ecco, Mia è riuscita anche a peggiorare la situazione. Lì, vieni con me, inseguiamo quell'incosciente. Tony, io e te dobbiamo cercare di fermare la lava prima che distrugga tutta la città. Sì, andiamo. Ti è già venuta in mente un'idea, Mark? C'è un'autopompa. Proviamo ad usarla. Il proiettile umano non teme nemmeno il fuoco! Sì, quell'uomo è veramente un incosciente, ma ciò non toglie che sappia fare cose incredibili. È il momento di sperimentare le potenzialità della moto. Non ho ancora finito con te, amico. Vediamo come te la cavi contro i miei micidiali nuovi missili al titanio. Cos'è, impazzita, forse? Se ti ci fidanzi, non farla mai conoscere a mamma e papà. Cosa? Io voglio distruggerlo! Ragazzi, quei due stanno dando spettacolo. Già, il loro ultimo spettacolo. Ti sembra il momento adatto per giocare al pompieri? Il mio piano consiste nel raffreddare la lava. Ottimo! È stata un'idea geniale, ha funzionato bene, eh? Sapevo fin dall'inizio che non avrebbe funzionato! Ancora una volta il proiettile umano ha centrato l'obiettivo e con grande eleganza. E adesso, signori, è il momento degli autografi. Grazie, grazie. Sembra che tutti i tuoi sforzi non siano serviti a niente. Forse è meglio battere in ritirata. Forza, ragazzi, catturatelo e venite a darci una mano! È inutile, ormai è tutto finito! Procuriamoci un gelato prima che la città venga distrutta! Ehi, hai avuto un'ottima idea, Tony! Cosa? Stai scherzando? Abbiamo una missione da completare! Bene, ammetto che non credevo che avrebbe funzionato. Io sì. Dopotutto, che cosa c'è di meglio di un buon gelato? Che dici? Me la sto cavando bene. Forse potrei fare anch'io le acrobazie in moto. Ah, bravi! Neanche io avrei il coraggio di farlo, forse. La prova di coraggio! Ma che bella idea! Il pubblico la apprezza sempre! E va bene, io non sono capace! Cosa devo fare? Non lo so! Qualcosa mi dice che ci verrà addosso! Pensa a tenerti stretta! Da dove arriva questa luce? Non riesco a vedere! Catturato! Potenza dell'apparecchio! Ehi, bella mossa, fratellino! Non fartelo scappare! Lasciami! Ah, non è ancora finita! Devo fare il numero finale! Lasciami! Fantastico! Si sono raddrizzati quando ho tirato il suo mantello. Tornerò dal dentista a farmelo togliere. Potrebbe tornarti ancora utile, fratello. Grazie a voi. D'ora in poi il proiettile umano potrà fare le sue acrobazie soltanto sotto il controllo della Whoop. Bene, Mia. Sembra che tu possa tornare ad occuparti dei tuoi videogame, magari accantonando il progetto del proiettile umano.
quello ormai è storia passata. Sto pensando di realizzare un videogame sulle spie. Bene, potremmo uscire insieme e potrei darti qualche consiglio sul lavoro delle spie. Potremmo iniziare domani. Scusa, ma non esco con i ragazzi con l'apparecchio. Aspetta, me lo toglierò presto! E ricordati che lo porti anche tu! Ragazzi, è divertente vedere come non si riconoscono i propri difetti. Li sentite, gli scarafaggi? Ti serve l'apparecchio per le orecchie, Jerry? Sì.